Biasotti Group e Biauto uniscono le forze per dare vita al nuovo gigante dell'automotive del Nord-Ovest. Storie imprenditoriali e geografie complementari si incontrano per crescere ancora, puntando al 500 milioni di fatturato entro il 2022. Noi Liguria e Piemonte dobbiamo unirci di più e di qui la presenza di Toti e Chiamparino. Un'operazione imprenditoriale importante, che vuol dire 400 milioni di fatturato, quasi 500 addetti e quindi che rilancia un settore che non è assolutamente in crisi ma che comunque ha bisogno di investimenti. E gli investimenti si fanno se si fanno grandi gruppi. Abbiamo fatto questa fusione per unire, diciamo, i brand più importanti disponibili sul mercato. Ci siamo concentrati sui brand premium, quindi una tipologia di autovetture importante, ma all'interno del nostro gruppo abbiamo anche i veicoli commerciali e i truck. La crescita dimensionale anche nel settore delle auto è uno dei requisiti, dei presupposti fondamentali perché questo mercato produca imprese redditizie, sane, solide. Poi abbiamo anche un imprenditore non genovese, non ligure, che è venuto ad investire nel nostro territorio, quindi gli diamo il benvenuto, gli facciamo, insomma, tutti i migliori auguri per un futuro roseo. In questo momento abbiamo bisogno di persone che si uniscano. Nel passato le persone dicevano sempre che le società si facevano in numeri dispari inferiore a 3, quindi da soli. Invece solo dalla unione di forze si può superare questa crisi che in questo momento sta angustiando questa parte di paese, in particolare il nord-ovest, sia a Torino sia a Genova per i noti accadimenti. E quindi speriamo che da questo possa nascere valore e crescita del territorio. Io ho tenuto la maggioranza, il 60%, e utili farà invece l'amministratore delegato, quindi sarà, chiamiamo, il capo azienda. Piemonte e Liguria sono intanto sono confinanti, è una normale prosecuzione, le premesse ci sono tutte per fare un ottimo lavoro. Noi siamo i porti del Piemonte, il Piemonte è un retroporto industriale e logistico del nostro sistema portuale, la dimostrazione di quello che accade oggi, di imprenditori piemontesi e liguri che si fondono insieme per creare un'azienda di maggiori dimensioni e presente su tutto il territorio delle due regioni, credo che sia il miglior esempio di come queste due regioni sono chiamate proprio dai dati di fatto a collaborare. La fusione di due grandi gruppi importanti nella distribuzione delle auto di lusso è importante perché segnala che c'è la volontà di guardare al futuro. Sentire le parole di Sandro, di Marco, è un racconto di un pezzo d'Italia, è il racconto della storia d'Italia. Sacrifici, impegni, passione. Nel mondo del business è importante avere la massa critica, e la massa critica è quella che ci dà la possibilità di fare le cose grandi. La fusione di queste due aziende di prestigio è una prospettiva interessante anche per le economie locali. Il territorio ha bisogno di segnali positivi. Noi abbiamo proprio bisogno di un'imprenditoria che in qualche modo si consolidi, che cresca dimensionalmente, che possa garantire migliori prospettive occupazionali e che contemporaneamente ci consenta di essere sempre più competitivi. Per il futuro dovremo fare importanti investimenti perché ormai devi essere presente sul digitale in una certa maniera e servire il cliente sempre in maniera più efficace, e per questo abbiamo deciso di fare una fusione per condividere sia gli investimenti che le best practice, quindi offrire sempre un prodotto migliore. Le macchine belle piacciono, noi abbiamo visto che le macchine premium, che sono i marchi che noi rappresentiamo, perché le abbiamo tutte, abbiamo Jaguar, abbiamo Rover, BMW, Mini, Smart, Mercedes e Volkswagen, quindi questo è un mercato che tende a essere abbastanza unico. Non ha crolli e non ha flessioni, e quindi adesso siamo pronti per le nuove sfide, l'ibrido, l'elettrico e quant'altro. Penso che le persone anche così diverse come Marco Utili e Sandro Biasotti possano veramente essere un mix e un cocktail eccezionale. Poi abbiamo trovato moltissime affinità fra la clientela piemontese e ligure, fra la clientela torinese e genovese, e quindi diciamo che le esigenze del cliente ormai sono le stesse, trovare un ottimo rapporto qualità-prezzo, velocità, servizio, gentilezza. Una grande iniziativa anche perché pensa al futuro di un mondo che richiede sempre più digitalizzazione, sempre più innovazione, sempre più tecnologia, non solo nelle auto ma anche in tutto quello che è il sistema di vendita. Apriremo a breve una nuova concessionaria BMW ad Alba
e penso che il prossimo passo sarà una grande struttura. Cerchiamo un'area qui a Genova per poter vendere migliaia di auto usate, che è un settore in forte crescita. Le aziende devono crescere, la dimensione è fondamentale, si parte piccoli ma poi il destino è quello di crescere. Credo che questo sia un messaggio per la città e per tutto il mondo produttivo estremamente importante. E poi, se posso dire, mi piace che siano due famiglie con una storia molto comune di crescita, quindi sono certa che ci sarà sempre anche reciproco rispetto. Seguire un'operazione importante come questa, un'unione tra due aziende come questa, è sicuramente accattivante. Poi non poteva che andare così bene, perché per un genovese avere un socio che si chiama Utili penso che sia nel DNA.